Mi serve una chitarra e un paio di stornelli. Torna i tempi belli e la ruota continua a girare. Arrivederci e buona fortuna a tutti. Benvenuti alla Fiera di San Martino, alla 46esima sagra nazionale dei cantastorie, 29esima per Sant'Arcangelo. Canta ma canta con una fona, Sant'Arcangiola, Sant'Arcangiola, canta ma canta con una fona, tu la mandone scossa al sacca. La stora, la feva, la pulain, una saraca, a paga un ciot, un caul in calmo mai, in maniera mira al suo mo. Ma un ragazzel che fa la viva, tu culpa blu tu cer, la stora tozza cattiva, mo di so te put carper. Sono Aladina Boldrini e il mio pubblico però ce l'ho sempre nel cuore. Quando ci sono queste sagre io mi approfitto per ascoltarli, perché c'è sempre da imparare, anche se io non esercito più il lavoro, però ce l'ho nel cuore, ce l'ho nel sangue. Io sono la girovaga Roberta Pestalozza e sono l'ultima cantastorie. Sono Lisetta Luchini e sono l'ultima cantastorie. Sono Fausto Carpani e sono l'ultimo cantastorie. Questo è il nostro sindaco e chiamo sul palco Riccarda Casadei e, se vuole, anche la figlia Elisa, e Didi De Antiquis, la figlia di Lorenzo De Antiquis. Allora, volevo raccontare, a me è stato raccontato da Giampaolo Borghi, che c'è stato un periodo che per il Liscio non era felice, il dopoguerra, l'arrivo del ballo e delle musiche americane, in cui c'è stata solidarietà fra il mondo dei cantastorie e la loro musica e la musica del Liscio rappresentata da Secondo Casadei. Cioè, il babbo di Dedi e il babbo di Riccarda si sono conosciuti, ma non a parole, con la musica. Sono Paolo Giacomoni e sono l'ultimo cantastorie. Sono Gianni Molinari e sono l'ultimo cantastorie. Sono Uber Bampa e sono l'ultimo cantastorie. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al canzonare.
Claudio Piccoli, della rivista Cantastorie, in effetti non ci sono più i cantastorie di lavoro.